Buonasera a tutti, Forconi Paola, Piero Daniele, Ferrari Monica, Gabriele Leonora, Gatti Andrea, presente, presente, Baccarella Barbara, presente, Bianchi Carolina, presente, Santoro Filippo, assente, giustificato, convocato, così anche molti Matteo, così anche Ferrari Santo, tutti assenti giustificati, c'è il buon lavoro. Grazie, passiamo subito. Non ci sono comunicazioni preliminari, passiamo al punto numero 1 dell'ordine del giorno, che è la rideterminazione dell'aliquota TASE approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 40 2014 solo per gli immobili categoria 1, 8 e 9. Vi chiedo una cosa prima, trattiamo i due punti all'ordine del giorno contemporaneamente e poi perfetto. Allora, assessore, prego, a lei la parola. Buonasera a tutti, sarà brevissima, il contenuto è molto breve. Alla fine di luglio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha mandato ai comuni una nota esplicativa riguardante proprio l'applicazione, la determinazione delle aliquote IMU e TASI a seguito dei numerosi quesiti, dicono appunto in premessa, che sono appunto pervenuti da parte dei vari comuni. Alla luce di questa circolare abbiamo controllato e ricontrollato quello che era stato da noi deliberato in data 14 luglio nell'ultimo Consiglio Comunale e abbiamo visto che era necessaria una rideterminazione che non comporta nessun tipo di variazione del gettito fiscale che a supporto del nostro bilancio. Allora, una rideterminazione limitatamente alle prime case di categoria A1, A8, A9, che sono le case di elevato valore di pregio. Il comune di Cernobbio ha circa 100 abitazioni di questo genere. Nella delibera del 14 luglio avevamo stabilito complessivamente TASI più IMU, un'aliquota complessiva, dalla sommatoria delle due singole, pari al 6,8. Con la rideterminazione che facciamo oggi, questo 6,8 permane con una piccola variazione all'interno appunto di TASI e IMU, mi spiego meglio. Avevamo deliberato TASI 2,8 e IMU 4. Ora, a seguito delle spiegazioni appunto contenute in questa circolare ministeriale, rideterminiamo in 2,5 la TASI e in 4,3 l'IMU, totale sempre 6,8. Direi che non ci sono altre comunicazioni da fare, se non che questo comporterà uno spostamento a livello di gettito fiscale. La TASI incasseremo 4.000 euro meno circa e l'IMU con questa variazione sempre passata da 4 a 4,3 incasseremo globalmente circa 4.000 euro in più. Il totale, la somma non cambia. Direi basta. No, volevo solamente comunicare che stiamo testando il programma per il calcolo TASI e IMU e nel giro di qualche giorno sarà possibile utilizzarlo e consultarlo da parte. Grazie assessore. Allora, ci sono interventi? No? Passiamo allora alla lettura e al voto delle due proposte di delibera. Per quanto riguarda il punto numero 1, allora, il Consiglio Comunale delibera di confermare le aliquote del tributo per i servizi invisibili in TASI approvate con propria deliberazione numero 40 del 14/7/2014 arrivata alla presente. Relativamente a tutte le categorie di immobili diverse dalle abitazioni principali, di categoria A1, 8, A9, approvate per l'anno 2014 le detrazioni di imposta previste, di modificare per entrare nei parametri indicati nella circolare 2DF del MEF pubblicata successivamente alla approvazione delle aliquote e del bilancio di previsione 2014, l'aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, 8, A9 e le proprie pertinenze quotandola al 2,5 per 1000 anziché al 2,8 per 1000. Dare atto che le aliquote di cui al punto 1 rispetto ai limiti fissati dall'articolo 1, commi 667 e 678 della legge
27/12/2013, numero 147. Di inviare la presente deliberazione mediante il segmento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui l'articolo 1,3 del decreto legislativo 360/98 e successive modificazioni. Di trasmettere la norma dell'articolo 13,15 del decreto legge 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 4033 del 2014 del 28 luglio 2014. Inserire l'apposita sezione del portale federalismo fiscale e i risultati dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI. Voti a favore? Con all'unanimità il Consiglio approva. Mediante eseguibilità, voti a favore? All'unanimità, il Consiglio approva. Passiamo ora alla lettura del punto numero 2. Consiglio Comunale delibera di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU approvate con propria deliberazione numero 42 del 14/7/2014, allegata alla presente, relativamente a tutte le categorie di immobili diversi dalle abitazioni principali di categoria A1-8-9, approvare per l'anno 2014 le detrazioni di imposta previste. Di modificare e calibrare i parametri indicati nella circolare 2DF del MEF, pubblicata successivamente all'approvazione delle aliquote del bilancio di previsione 2014, l'aliquota prevista per le abitazioni principali di categoria A1-8-9 e le proprie pertinenze portandola a 4,3 per 1000 anziché a 4 per 1000. Il variato di tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014 e saranno valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'articolo 1,169 della legge 296/2006. Di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10,4, lettera B, del decreto legge 8 aprile 2013, numero 35, convertito nella legge numero 64 del 6 giugno 2013, di dare atto che è responsabile del procedimento al dottor Gelato Dell'Atore. Voti a favore? All'unanimità il Consiglio approva, immediata eseguibilità. All'unanimità il Consiglio approva. Bene, abbiamo terminato. Il Consiglio Comunale di questa sera termina. Buonasera a tutti.